erano pronti per la guerra. Film, film. Il mondo era piombato nell'oscurità. La terra diventò un posto più freddo e il vento portò racconti di morte. Ed ecco un cavallo nero e colui che in sella aveva un paio di bilance nelle mani. Tutti si inginocchiarono davanti a lui perché sapevano che avrebbe divorato la terra e incendiato le fondamenta delle montagne. Attila nacque dall'oscurità e dalla disperazione. È nato il pargoletto, è Attila. Eccolo qui, ha già un anno, non si sa come. L'hanno tenuto nascosto. Chi è lo re? E siamo tornati con Raiko, i vandali, che stanno fuggendo dalla loro nemesi, gli Anti, che ci stanno inseguendo appunto, e che in 14° sottoscritto Yunni con l'Ure. Ti accompagno nella fuga. Abbiamo visto che i Macedoni sono tornati in vita. Volevamo fargli una veloce visita, una capatina. Mentre ci avviciniamo a Costantinopoli. Ho sbagliato tasto. Raggiungiamo dei miei alleati anche. Chi c'è di tuoi alleati? Galan. Stanno razziando Costantinopoli. È in guerra con gli Ostrogoti. Ostrogoti, vediamo subito. Ostro. No, però mi sono molto antipatici. Allora, famiglia. Vediamo un po' che si può fare. Assicuriamoci la realtà di Caraton, che si sta incazzando. Mandiamo le mogli una alla volta a fare il loro dovere. E passo. Sto decidendo cosa costruire. Ma a te ti sta ribellando l'armata, perché io ne ho una un po' in subbuglio. Ready for battle for the crime. A 34 di fedeltà. Kuridak. No, dovrebbe essere a posto. No, è devoto a 100. Serve l'astuzia per migliorare l'integrità dell'armata. O lo zelo. No, lo zelo, scusa. Ecco. Sempre per assicurarci la lealtà di sto tizio, dobbiamo accecarlo o castrarlo. Io vado per la castrazione. Poi, una piccola spinta. In realtà può venire da molte direzioni, dal cervello, dal cuore. Purtroppo, non avendo molta influenza, devo dimenticarmene. E il tizio ora non c'ha più le palle. Però almeno è leale. Guarda qui, che questi qua mi stanno inseguendo. Che maledetti. I miei nemici che inseguono, stronzi. Ready for action. È lontano pure, eh. Beh, per ora. E Attila qua.
Piano mi ripiglio. Non so, andiamo a razziare sti stronzi che sono in guerra con me o andiamo giù dai romani. Forse i romani sono troppo, che dici? Andiamo a punire prima i tuoi. Ma i romani si sono indeboliti. Anche quello è vero. Anche romani, dai, sono più vicini. We need good fighters. Fight with us. For the tribe. For the tribe. Come, fight for us. Ok, io ho reclutato tanto, prossimo turno mi dovrei dare due soldi, mi sa. Se certo, ce l'hai ancora. Se li vuoi ancora anche adesso. Ma per precauzione ti chiedo 500. Se ti trovo. Mandali. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before. Sto per non andare in rosso quando mi muoverò. Grazie. Mi è arrivata una missione, devo sconfiggere questi. No, no, no. No, no, no. Abbiamo detto romani. E mo andiamo dai romani. Macedonia, Marcianopolis. Deve scomparire. Rasa al suolo e poi Costantino. Dai, muoviamoci. Ah, ci vuoi già muoverti? Ah, devi finire una casa? No, no, due le ho finite. Però una in due turni, ma poi ci muoviamo. Io preferirei. Vabbè, no, restiamo, dai. Perché non c'ho abbastanza gente per creare. Più che altro devo allontanare le armate, perché sennò c'è rivalità. Mi dà parecchi malus. Una sposa degna. Per forza. Non ho punti influenza. Però il controllo del governo si sta ampliando, per fortuna. Attila cresce, ha un anno e due stagioni. Piacerebbe ricercare tutto il ramo civile. Quasi quasi. Devo spostare un'armata. Mi stanno incazzando. Vanno avanti. Oh. Un po' di macedo. Sono nei boschetti a farsi i funghini. Cinghialotti arrosto. Ready for action! Warriors all! Asterix e Obelix dalla Russia, però si sono spostati i macedoni. Posso razziare l'accampamento, così si divertono un po' i miei uomini. Hai bisogno di speed. Io sto perdendo meno 233. Aia. Però razziando, saccheggiando dovrei farcela. Ho una riserva aurea di 1300. Ah, finalmente quando abbassi le tasse c'è pure più felicità e crescita. In Rom 2 non c'era. Ecco, io non ho più abbassate le tasse. Ops. Ah. Ecco perché si stavano ribellando. Maledetto esattore. Ed ecco anche perché guadagnavo così tanto. Sì. Giochiamo troppo poco, mi dimentico. Bramoso. Dopo aver perso le palle. Ed
diventato bramoso. Ora, i Gepidi, noi ce li abbiamo lì dietro e sono nostri amici. Sono alleati dei Macedoni. Non ci conviene attaccare i Macedoni. Ecco. Assolutamente. Allora dobbiamo andare da questi stronzi qua che mi inseguono. Sì, va bene. Tanto abbasso le tasse. Adesso c'ho buon esercito. Ricordiamoci però che ci sono gli altri due che ci inseguono. Sì. Troppo un'integrità particolarmente bassa. I bastarni. Falli vomitare. Sto scappando. Resistete e combattete, dannazione. Non sia passo dalla vittoria. Madonna. Ho le frecce così da Shogun, non si vedevano. Ma in Rom 2 non l'hanno messa così fighe le frecciate. Però ha preso fuoco, vedi? Rallentatore.